indicazioni dei nostri esperti giuridici, dell'ufficio legislativo, della presidenza del Consiglio, cioè definimmo una norma semplice con la quale si introduceva il diritto, o meglio l'obbligo, di retribuire l'utilizzo di digitalizzazione dei contenuti editoriali sulla base di un accordo tra gli editori e i motori di ricerca, o in mancanza con un provvedimento dell'autorità indipendente preposta dell'AGCOM. Ora, quando quel testo, quella norma entrò in un provvedimento sulle liberalizzazioni, Google, non Google Italia, non Google Europa, ma Google Mondo, mi disse, mi chiamò e mi dissero: noi questa cosa non possiamo accettarla, chiediamo un incontro al Presidente del Consiglio dei Ministri. E io dissi: benissimo, mi sembra giusto che voi parliate con il Presidente del Consiglio dei Ministri. Eravamo però nel gennaio del 2014, quel governo di lì a poche settimane concluse la sua esperienza. Dopodiché noi tutti abbiamo visto che finalmente in sede europea il Parlamento europeo ha definito, ha approvato questo provvedimento sul copyright, che è di enorme rilievo. Il procedimento legislativo in sede europea è un procedimento molto complesso, le azioni di contrasto su quel provvedimento sono molto forti. Non so quale sarà l'esito, con ogni probabilità se ne occuperà il prossimo Parlamento europeo per la decisione conclusiva e definitiva. Io mi auguro fortemente che quel provvedimento diventi legge, che gli Stati nazionali provvedano ad applicarlo il più presto possibile, perché da quel riconoscimento di un diritto sacrosanto a e poi alla disciplina nuova, diversa del mercato pubblicitario, da questi due grandi temi, non dal fondo dell'editoria, diciamo, dalla discussione sul fondo dell'editoria di cui ho detto, dipende il futuro dell'editoria italiana. Dissi ai rappresentanti di Google: ma se, in ipotesi, i giornali, i settimanali, le imprese editoriali chiudessero tutti, immaginiamo, nessuno più scrivesse nulla, voi che cosa pubblichereste su internet, sul motore? Sareste costretti a produrre voi i contenuti, come in parte avviene. Quindi il tema è quello della produzione editoriale, della remunerazione della produzione editoriale, che è l'essenza costituisce l'essenza della informazione, della libertà di informazione, del diritto all'informazione. Ecco perché questi temi non sono marginali, ma sono temi cruciali per il futuro delle nostre democrazie. Grazie. Grazie. Io mi sono convinto, ascoltando già i primi interventi, quelli che adesso sicuramente seguiranno, che il tema è uno dei temi centrali da cui dipende l'assetto della democrazia nel nostro paese e non solo nei prossimi decenni. Tanto che mi è venuta l'idea, la vorrei annunciare qui, David Ludina, di tenere poi a febbraio a Roma, questa volta, un seminario nazionale dedicato ad un'iniziativa esclusivamente a questo tema. Libertà di stampa, comunicazione, insomma, un'iniziativa che va fortemente in questa direzione. Mi pare che sono tutti i requisiti perché questo possa avvenire. Dare la parola a Giovanni Namorati, che appunto lavora in quella che una volta era definita la Gazzetta Ufficiale. Si diceva, nel linguaggio nostro, Giovanni, è scritto sull'ANSA, è proprio il crisma dell'ufficialità. Come vive oggi un organismo come il vostro il rapporto
con tutto quello che sta cambiando nella società, con le fake news, con i social media, con la rete. È un tema di straordinario interesse, se ci puoi raccontare la tua esperienza ti sono oggettivamente grato. Prego. Allora io vi ringrazio per l'invito, sono onorato e felice di stare qui. Io ho la moglie di Vasto, provincia di Chieti, ho la casa Rocca di Mezzo, provincia dell'Aquila, vado al mare in provincia di Teramo, marco ora la provincia di Pescara e l'Abruzzo in Milano. Poi sono onorato di stare con te. Allora, io sono un giornalista d'agenzia, l'agenzia ANSA racconta ai giornalisti sparsi ovunque, racconta e vende le notizie ai siti, ai giornali, ai telegiornali, alle radio, man mano che escono. Quindi ho questo sguardo attento a cogliere l'attimo. Insegno anche storia del giornalismo, per cui ho anche uno sguardo e voglio incrociare questi due sguardi e proporvelo. Parto da un episodio accaduto qualche mese fa, era ancora la precedente legislatura. Su Facebook, un profilo che ha un nome che evoca Corriere dell'Informazione, evoca una testata di informazione seria, che in realtà è un profilo che sparge fake news, diciamo, di destra, che esacerbano gli animi. E un lunedì scriveva: ieri il Senato ha approvato una legge con 350 voti a favore e 120 contrari che non toglie i punti agli immigrati alla patente se commettono infrazioni. Un mio amico di Facebook, non molto istruito, lo aveva rilanciato: vergogna, vergogna. E io gli ho replicato: Maurizio, ma è evidente che è una fake news. Ieri era domenica, il Senato non legifera. Poi il Senato ha 315 senatori, com'è possibile che si siano... E poi è palesemente incostituzionale, cioè c'è una disparità di cittadini. Ah, hai ragione, hai ragione. Allora, com'è possibile che una persona abbocchi e vi... Questo è il primo fatto che vi cito, poi ne citerò un altro alla fine. Allora, noi perché appunto non si distingue l'informazione da qualcos'altro? E io vorrei partire da questa domanda: come nasce l'informazione come la intendiamo noi oggi? No? E nasce da una rivoluzione politica, una tecnologica, una industriale, una professionale. La rivoluzione politica sono le grandi rivoluzioni borghesi, no? Quella olandese, inglese, americana, francese, cioè prima c'erano l'ancien regime, il sovrano aveva le sue gazzette privilegiate, noi le chiamiamo in gergo gazzette in livrea, cioè autorizzate, e il sovrano faceva diffondere le notizie che voleva lui, insomma. Poi c'è la borghesia, il ceto produttivo, dice: no, noi vogliamo sapere i fatti come stanno, no? Quindi pian piano nascono con queste grandi rivoluzioni, no? La libertà di stampa, che è sapere i fatti come stanno con una versione il più possibile plausibile, non quella del sovrano, no? Poi arriva una rivoluzione industriale, il tocchi a vapore, no, prima si stampavano 10.000 copie al massimo, ora inizi dell'Ottocento se ne potevano stampare 100.000, 500.000. In America nascono le penny press, penny perché erano, si poteva stampare così tanti giornali, si potevano vendere a un penny, a basso prezzo. La rivoluzione tecnologica diventa industriale, no? I giornali, mezzo milione di copie, metti la pubblicità, nasce l'industria editoriale, si allarga la platea, l'opinione pubblica non è più quella solo borghese, i ceti lavoratori, i ceti dipendenti possono comprare a un penny il giornale, si allarga l'opinione pubblica, nasce quella che chiamiamo noi la democrazia liberale, cioè una democrazia in cui l'opinione pubblica
è composta da sostanzialmente tutti i cittadini, no? E la democrazia, come la intendiamo noi, ha un principio essenziale: la divisione dei poteri. A parte i tre classici poteri, anche il quarto potere, no? L'informazione è un quarto potere, cioè un potere diverso dalla politica, che racconta le cose come dovrebbero stare, perché avendo in mano nascono anche i codici deontologici, no? I codici professionali deontologici, perché quando vendi 500.000 copie e scrivi in maniera errata di una persona, quella persona la puoi distruggere. A fine 800 nascono in America, poi in tutto il resto del mondo, i codici deontologici. Bene, oggi abbiamo una serie di rivoluzioni che destrutturano esattamente quelle rivoluzioni che ci hanno dato l'informazione come la intendiamo. La prima è tecnologica, no? Il web.1, chiamiamolo, cioè primi anni 90, l'internet sul PC, sui computer. Nel 92 il primo giornale italiano che ha un sito è l'Unità di Walter Veltroni. Curiosamente coincide l'apertura del sito, poi Repubblica, col picco delle vendite dei quotidiani italiani, forse perché c'era Tangentopoli, febbraio, ma si arrivano a vendere 9 milioni di copie per 3 mesi. E quella rivoluzione tecnologica entrerà nelle teorie, no? Diventa industriale. Ma c'è un fatto essenziale: arriva l'informazione gratuita. Prima era gratuita sulla televisione, e le persone hanno anche nel corso della giornata notizie gratis. Ci si disabitua a comprare il giornale. Le copie scendono a 6 milioni, insomma, fra i primi anni 2000 abbiamo 6 milioni di copie vendute. Con la crisi queste copie scendono sempre di più. Oggi abbiamo meno di 2 milioni di copie vendute. Vi faccio due esempi paralleli con la Germania, che in parte spiegano l'analfabetismo funzionale. Giovanni, chiedo scusa, devo stare un po' compatti sui tempi. Sì. In Germania avevamo, quando in Italia si vendevano 9 milioni di copie, in Germania se ne vendevano 24 milioni. Oggi se ne vendono 14 milioni, sono diminuite, ma sì. Allora, qual è? E quindi l'altra rivoluzione di oggi è politica, ne hanno fatto accenno professor Rolando. Noi abbiamo delle forze politiche che teorizzano non solo la fine dell'informazione, ma teorizzano la fine della divisione dei poteri, cioè il togliere l'informazione è il primo dei poteri a cui togliere. Se le autorità indipendenti parlano, Boeri parla, devi candidare, cioè tu puoi parlare come pubblico. Allora, torniamo a quell'episodio che dicevo all'inizio. Noi sui social abbiamo, con le stesse piattaforme, gli stessi profili, abbiamo l'informazione, perché l'ANSA ha i profili in Facebook o Twitter, abbiamo le fake news, abbiamo il politico che vuole togliere l'informazione per parlare direttamente lui e dire la sua versione dei fatti, no? E abbiamo il singolo cittadino che può commentare. E se ci pensate, si torna alla gazzetta privilegiata, cioè il politico dice la sua. Nel momento in cui togliamo un potere indipendente, si torna alla gazzetta privilegiata.
voglio concludere con un altro episodio. Giorni fa, due giorni fa abbiamo saputo che l'aereo della Merkel è dovuto fare un atterraggio di emergenza e abbiamo saputo che sta mandando al G20 in Argentina. Abbiamo saputo che in quell'aereo, oltre al suo staff, c'erano tutti i giornalisti tedeschi che la Merkel portava gratuitamente, perché in Italia non succede più, perché sennò la casta bla 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 si faceva. Ma perché Angela Merkel continua a portare? Perché un grande paese del G7 il mondo lo vuole raccontare con la propria informazione, non può dipendere dalla Reuters, cioè, e questo è il tema che accennava Legnini. Lui ha accennato alle agenzie, no? Cioè l'informazione di base, ma io lo allargherei. Un grande paese del G7, una potenza globale come tuttora l'Italia è, può non raccontare il mondo con i propri occhi, con il proprio modo di vedere? E vi lascio questo. Grazie. Grazie. Io garantisco che se tutti quanti rispettiamo i tempi, alle 12.40 avremo completato i nostri lavori, come grosso modo avevamo detto. La parola adesso a Livio Gigliuto, che tra le altre cose è un dirigente apprezzato di uno dei più importanti istituti di ricerca del paese, l'Istituto Piepoli. Prego Livio. Grazie innanzitutto a Enzo, cui devo rivolgere due ringraziamenti. Il primo è perché mi sono appena accorto del fatto che oggi si compiono 10 anni dei Liberal PD, dei convegni dei Liberal PD, e quindi intervengo quasi da decano. Sono il più anziano tra gli intervenuti, perché sono intervenuto al primo seminario dei Liberal PD, quindi credo di essere tra i più anziani degli intervenuti a questi meravigliosi convegni, che per fortuna conservano un elemento centrale della politica, perché quello di cui adesso proverò a parlare un po' è il rapporto tra... sì, forse quel microfono non so se funziona ancora, perché ho sentito un botto preoccupante prima, un attentato alla libertà di stampa che era partito da quel microfono. E il tema centrale è che la politica non si fa solo sui social network. Uno dei primi elementi che, con l'osservatorio che abbiamo formato con Piassocial, che è l'associazione della nuova comunicazione che raccoglie dentro tutti i comunicatori della pubblica amministrazione d'Italia, è che non si vive di solo digitale. Matteo Salvini, così come gli altri leader di partiti che funzionano molto, sono considerati forti perché comunicano molto sul digitale, ma non basta questo per descrivere il senso del successo di alcuni processi politici, perché conta cosa racconti sul digitale. E quello che fanno i partiti che funzionano sul digitale è raccontare lì cose che però succedono nella realtà. Se, come fanno molti altri leader politici, ti metti davanti una telecamerina e fai una diretta Facebook da una stanza, quello non è funzionale. È funzionale se stai in giro, cioè fai cose fisiche e le racconti sul web. Non si vive solo di comunicazione digitale. E il secondo motivo per cui lo ringrazio è perché mi ha permesso, oltre che con gli altri relatori, di avere accanto Stefano Rolando, che il professor Piepoli mi ha raccontato in queste settimane, in questi giorni, raccontandomi la storia del Dipartimento. Lui ha una memoria ferrea, ha 83 anni, il fondatore dell'Istituto Piepoli, si chiama Nicola Piepoli, ha una memoria 100 volte migliore della mia, che ho una cinquantina di anni meno di lui, e mi ha raccontato tutte le sedi del Dipartimento Editoria, raccontandomi la storia di un fondatore che ancora conserva, ancora c'è una foto di Stefano Rolando dentro il Dipartimento Editoria con i suoi padri. Cosa cerco di fare in pochi minuti? Cercherò di essere brevissimo. Raccontare il rapporto che c'è tra gli italiani e la comunicazione digitale. Una premessa: l'Italia e gli italiani ciclicamente si innamorano di alcuni temi. Un tema qualche anno fa molto centrale, che se ci pensate è assolutamente quasi svanito, è questa meritomania dei giovani, per cui in ogni incarico più metti uno giovane più quell'incarico è ben coperto. Per qualche anno è stato un elemento centrale che ha coinvolto anche la politica, e poi piano piano si è affievolito e adesso è sicuramente molto meno centrale, per fortuna,
perché non c'è alcuna connessione fra l'età di chi svolge un lavoro e la qualità con cui quel lavoro è svolto. Non c'è un rapporto inversamente proporzionale. Il secondo tema è il tema, quello più attuale, di questa specie di mania del digitale, per cui la comunicazione digitale vince sempre e vince su tutto. Noi con questo osservatorio vogliamo proprio dimostrare che non è così. Vogliamo dimostrare che il digitale è molto importante, però il modello di digitale come una cosa che sostituisce l'uomo è un modello che non funziona. È un modello che non delibera, cioè non consegna, non porta a casa risultati. E chi ce lo racconta questo? Questo ce lo raccontano in realtà i due principali attori della digitalizzazione del mercato digitale, che sono Amazon e Apple, ad esempio. Amazon, che è un servizio assolutamente digitale, vive grazie al fatto, non so se avete mai chiamato al servizio clienti di Amazon. Il servizio clienti di Amazon è un servizio clienti perfetto telefonicamente. Tu hai un problema, non ti arriva un pacco, chiami il telefono, te lo risolvono. Allo stesso modo Apple, che è il simbolo della digitalizzazione dal punto di vista degli strumenti di digitalizzazione, come funziona? Funziona con un customer care fisico meraviglioso. Vai al negozio della Apple e lì c'è Ciccio, Antonio, Giuseppe, il tuo assistente della Apple con la tua meravigliosa maglietta blu, che si occupa del tuo strumento. Quindi il modello reale di digitalizzazione che funziona è un modello figitale, non digitale, in cui fisico e digitale si mettono insieme. Il modello, per fare riferimento a un film degli anni 80, così abbasso un po' il livello delle citazioni della mattina, è Robocop. Non so se ricordate il film degli anni 80. Ecco, Robocop è un film in cui la tecnologia potenziava la fisicità. Il modello digitale che funziona in Italia, che funziona nel mondo, è un modello in cui il digitale rafforza il fisico, non lo sostituisce, esattamente come noi oggi siamo seduti qui, grazie a Enzo, che ha riunito e che ha la passione di riunire ogni anno sale piene di persone. Così succederà sempre. Il digitale non sostituirà mai la nostra presenza fisica. Io chiudo con un paio di dati molto rapidi su un sondaggio che abbiamo fatto, su dove vogliono essere informati gli italiani e che cosa gli italiani considerano come fonte affidabile. Considerate che il tema delle fake news di cui stiamo parlando qui è un tema che però per gli italiani sostanzialmente non esiste. Gli italiani non pensano che le fake news siano un problema, tanto che il tasso di affidabilità delle informazioni che arrivano dalla televisione, cioè Rai 1, Francesco Giorgino, ore 20, è del 51%. Quindi le informazioni che ascoltano in TV sono affidabili per il 51% degli italiani. Le informazioni che leggono sul web sono affidabili per il 45% degli italiani. Quindi la differenza è una differenza assolutamente marginale. Questo non significa non affrontare il tema delle fake news, ma significa affrontarlo sapendo che è un tema che esiste, tra di noi che lo studiamo, ma gli italiani non lo sentono. Quindi arrivo alla sintesi, sperando di essere stato breve quanto necessitava. Fra 100 anni ci saranno sempre delle riunioni, non saranno sostituite da delle dirette Facebook, e quindi vi faccio i complimenti per il fatto che continuate a farle e vi ringrazio per avermi ospitato. Grazie Livio, anche per aver contenuto in modo ristretto delle suggestioni di rilevante interesse, e complimenti per le azioni che stai portando avanti in questo campo. Altrettanto breve ed efficace sarà Francesco Santocoro, che ci racconta di queste tematiche dal punto di vista della comunicazione delle strutture, per esempio sanitarie, e della pubblica amministrazione. Prego Francesco. Grazie dell'invito e grazie di avermi dato l'opportunità di intervenire. Io mi soffermo un po', faccio sulla base del sviluppo di quello che è stato detto, dico che la comunicazione, quella istituzionale, quella politica, negli ultimi anni ha subito una trasformazione che mai si è vista nella storia del nostro paese, e fondamentalmente le cause sono due: da una parte la crisi della delega, la crisi della competenza, la crisi del merito, e dall'altra parte lo sviluppo tecnologico di cui si è parlato tanto, e vedremo perché è così importante. La crisi della delega, della competenza, del merito nasce soprattutto da un aspetto, da quello che possiamo definire una ipertrofia dei diritti.
in quanto negli ultimi anni abbiamo assistito nel nostro paese a una moltiplicazione dei diritti che hanno fatto crescere in maniera esponenziale le pretese soggettive, offuscando sostanzialmente quelli che sono gli obblighi dei cittadini, dando quindi la possibilità, facendo intravedere la possibilità di una libertà assolutamente sconfinata, dove possono nascere in qualsiasi momento nuovi diritti, nuove consuetudini, perfino inesistenti. Ciò comporta di fatto, ha comportato di fatto la perdita di autorità e ha coinvolto del tutto l'intero sistema dei valori e sostanzialmente ha svilito, umiliato le istituzioni. Sappiamo quindi che l'ipertrofia dei diritti, così come spiega anche in un bellissimo libro Alessandro Barbano, un collega che è stato per anni direttore del Mattino, l'ipertrofia dei diritti porta a richiamare dei principi che sono apparentemente discutibili, ma in realtà invece bisognerebbe discuterne di questi principi etici. È un concetto che inevitabilmente conduce alla catalizzazione dei consensi, questo ha fatto comodo ad alcune forze politiche, ad alcuni movimenti politici negli ultimi anni, e soprattutto conduce alla indignazione pubblica, svilendo di fatto una cosa molto importante per il nostro paese, che è la delega. La delega entra in crisi e ci fa intravedere qualcosa che avevamo visto quando è stato introdotto il suffragio universale alla fine del Novecento. Stamattina ci davamo Vittorio Emanuele Orlando e la sua visione del suffragio universale, su cui non mi soffermo. In questo contesto però la cosa interessante dal punto di vista della comunicazione è che si esalta colui che si sa destreggiare bene all'interno di un gruppo, che poi può essere anche un gruppo virtuale, e non ha bisogno più di avere nessuna competenza, nessun merito. E questo sostanzialmente è la base di quel concetto dell'uno vale uno, che sta alla base di ciò che vediamo oggi sui banchi anche del nostro Parlamento e del nostro Senato. L'opera poi è stata compiuta, realizzata, completata dallo sviluppo esponenziale della tecnologia, che negli ultimi anni non ha fatto altro che esaltare quest'uno vale uno. Sostanzialmente dietro una tastiera non si sa chi ci sia, ovviamente non si sa il bagaglio culturale, quindi il merito viene svilito assolutamente del tutto. Quindi la democrazia digitale, ieri abbiamo sentito parlare di democrazia digitale, ha preso il sopravvento negli ultimi anni di quella che era stata la democrazia televisiva di stampo berlusconiano, che aveva caratterizzato tutti gli anni 90. Ma direi che la democrazia digitale è ancora più pericolosa, ed è più pericolosa nel nostro paese perché noi siamo stati troppo impegnati a guardare e a risolvere i problemi della democrazia televisiva di stampo berlusconiano fino a poco tempo fa, e non ci siamo resi conto che questo tsunami stava addirittura arrivando e travolgendoci tutti. E quindi sostanzialmente non abbiamo posto in essere le regole necessarie, che paradossalmente servono a svilire l'ipertrofia del direttismo. Di fronte a questo sfaldamento, e vado subito a concludere, secondo me è necessario che occorre lavorare per ricondurre la tecnica e la tecnologia sotto il dominio della politica. La politica deve tornare a prendere il sopravvento. Bisogna intervenire innanzitutto sui momenti essenziali, sui concetti essenziali, sui gangli della comunicazione, riducendo i diritti, come dicevamo, e restituendo dignità ai doveri. Sono consapevole che senza doveri non ci possono essere diritti. Grazie della possibilità di venire. E adesso, concluso questo confronto sulla comunicazione, passiamo a parlare di città e ci avviamo alle conclusioni. Do la parola per introdurre questo dibattito e per sollecitare gli interventi del sindaco Alessandrini e poi le mie conclusioni a Carlo Collocca. Prego Carlo.
l'ho già presentato dicendo che abbiamo a che fare con un sociologo di straordinario livello, di grande competenza, ma anche di grande passione civile. Prego. Grazie Presidente, un grazie davvero all'Associazione Libera PD e a te in particolare per questo invito, per questo spazio a poter riflettere su questo tema della città. Devo dire la verità che non per ragioni legate al tempo, ma alla contingenza degli eventi, ho ritenuto di modificare, diciamo, in corso d'opera un po' l'intervento, rimanendo sempre sul tema dei territori, perché avrei voluto esordire ricordando che oggi si celebra la giornata mondiale che le Nazioni Unite hanno voluto nel 1949, perché in quella data si adottava la Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e lo sfruttamento della prostituzione. Però purtroppo ci devo aggiungere un dato di cronaca, perché questa notte nella nota baraccopoli di Losarno, in realtà è nel comune di San Ferdinando, siamo sempre nella piana di Gioia Tauro, si è registrata la morte di un cittadino gambiano. In quella baraccopoli dove praticamente questa morte si è registrata per il semplice motivo che non sono state controllate delle fiamme libere di chi provava evidentemente a riscaldarsi. Ma questa morte viene a proposito di aree interne, di aree fragili, la cui fragilità poi pesa sul vissuto sia di questi cittadini stranieri che evidentemente sui territori stessi, e ora spiegherò brevissimamente perché. Arriva dopo la morte nel giugno del 2018 di Sakho, che è un 29enne cittadino malese, probabilmente si ritiene una sorta di sindacalista tra virgolette di quelli che erano i diritti e dovrebbero essere i diritti di questi braccianti sfruttati in condizioni di schiavitù, e viene dopo una morte, in quel caso di un incendio doloso, di Becky Moses, che invece è una 26enne cittadina nigeriana che viveva all'interno di questa baraccopoli. Perché ci tengo a sottolineare in questa sede questo tema? Perché mi domando, avendole anche visitate queste realtà, quando nella scorsa legislatura il precedente governo, i precedenti governi avevano ritenuto che avesse senso avere una commissione parlamentare d'inchiesta sui sistemi di accoglienza dei migranti, cosa che questo governo al momento non ha ritenuto altrettanto urgente, visitandole da consulente di questa commissione mi sono accorto che non scoprivo niente di nuovo. I territori che le vivono lo sanno molto bene, ne abbiamo diverse sul nostro territorio, ne abbiamo una anche in prossimità di un CARA, di un centro di accoglienza per richiedenti asilo, che è il secondo dopo quello di Mineo per dimensioni, che è a Borgo Mezzanone, a due passi da Foggia. E quello però è in realtà un contesto che vede il proliferare di un accordo, potremmo dire, tra l'agire criminale dei nostri connazionali e quello della mafia nigeriana. Allora mi chiedo, e questa è la sede adatta per farmi e per farci e per farvi questa domanda, come possiamo aver tollerato e tollerare che esistano queste situazioni di sfruttamento, di schiavitù, in un contesto dove praticamente si è alimentata poi un'urbanistica, potremmo dire, del disprezzo, che vivono evidentemente sia gli autoctoni, sia i nostri connazionali, perché poi non beneficiano di questo lavoro sfruttato tutti, beneficiano alcune economie locali che evidentemente risulterebbero schiacciate dagli effetti distorti del processo di globalizzazione, e poi soprattutto beneficiano quello che è l'agire criminale che in questi territori evidentemente ha un peso significativo. Quindi credo che un tema come quello di aree interne, tra l'altro questo è stato anche il tema della Padiglione Italia quest'anno nella Biennale Internazionale di Architettura a Venezia, le aree interne hanno, diciamo, una loro fragilità, non solo per problemi infrastrutturali, prima veniva ricordato dal Presidente della Regione Abruzzo le difficoltà, no, nella mobilità ad esempio, ma poi si annidano in questi contesti quelli che sono i vissuti quotidiani di questi che sono a maggior ragione degli invisibili, quanto lo sono ormai anche tutti quei nostri connazionali che per ragioni legate alla crisi si trovano in qualche modo risucchiati da questo lavoro, in contesti che vanno dall'Alessandrino, dalla provincia di Cuneo, ad esempio il caso di Saluzzo, sino alle superfici serricole del Ragusano.
dove abbiamo il 17% della superficie serricola italiana e dove nasce un prodotto di grande qualità nell'ambito del, appunto, della promozione del, del pomodoro. Quindi credo che all'interno vulnerabilità socio-economiche e agire criminale possono essere tre temi che poi si intrecciano fra di loro, che forse dovrebbero far interrogare non solo su come si sono trasformati i nostri contesti rurali, perché prima la campagna era soltanto il contesto dove si andavano a, a rintracciare quelli che erano prodotti genuini che rispondevano a interessi di consumo della città. Oggi noi nei contesti rurali abbiamo i resort, abbiamo gli agriturismi, abbiamo lo sfruttamento di questa manodopera che non è soltanto quella straniera, abbiamo le archistar che progettano le cantine, quindi andiamo a visitare forse più quello che andare a acquistare dei prodotti, e c'è una trasformazione anche a beneficio di quella che è la cosiddetta energia pulita, anche se poi in molti casi abbiamo delle pale eoliche in Italia in contesti dove non soffia un alito di vento e che hanno profondamente ridisegnato anche quello che è il nostro paesaggio. Questo tipo di, diciamo, di sensibilità credo che debba maturare, debba rafforzarsi all'interno della società civile e evidentemente di una forza politica di centrosinistra, anche perché accanto a quelle che sono le problematiche dei contesti rurali, degli intrappolati potremmo dire sono anche i nostri connazionali che vivono situazioni di degrado, di fragilità, di abbandono, di quelli che un tempo erano considerati i centri storici. Oggi all'interno di quelle che sono le nostre città, molti di quelli che sono i centri storici in realtà sono le nuove periferie. Se si guarda quella che è la distribuzione anche degli stranieri regolarmente residenti sul nostro territorio, molti in seguito a quello che è stato un processo di spopolamento dei centri storici, perché molti dei nostri centri storici sono diventati più delle location per fare eventi che non dei luoghi dove continuare a vivere, quindi molti hanno preferito lasciare. Qualcuno non ha potuto scegliere, dovuto per diverse ragioni, magari anche per quelle solitudini di cui parlava ieri Paolo Gentiloni, sono rimasti perché non potevano permetterselo di andare altrove. Oggi sono soli, sono anziani spesso e intorno hanno tutta questa dimensione, diciamo, di vita che viene prodotta dai cittadini stranieri immigrati, che però non possiamo accettare che siano dottor Jekyll quando assistono i nostri nonni e diventino Mr. Hyde tutte le volte che rivendicano dei diritti, specialmente se sono quei 5.144.000 rotondo che sono i cosiddetti nuovi italiani, che in questa semplificazione di letture che sta facendo e si sta facendo negli ultimi anni anche ad opera di chi oggi è al governo, sembrano una cosa unica con i cosiddetti nuovi arrivati. Quindi credo che questo tema non abbia bisogno né delle semplificazioni alle quali siamo stati abituati. C'è una bellissima battuta di Woody Allen che in un film tra due interlocutori fa dire ai suoi protagonisti, dice: cosa hai fatto ieri? Ho seguito un corso di lettura veloce. E cosa hai fatto nello specifico? Ma in 20 minuti ho letto Guerra e Pace. E di cosa tratta? Della Russia. Punto. Di queste letture semplificate non abbiamo bisogno, e perdonatemi se chiudo in questa maniera, non abbiamo bisogno più, dobbiamo opporci ai discorsi di bassa lega e sottolineo lega. Grazie. C'è Carlo e ci avviamo con gli ultimi due interventi a chiudere il nostro seminario. Prego, prendere la parola il sindaco di Pescara. Consentitemi innanzitutto di ringraziare la città di Pescara per questa straordinaria accoglienza. Marco ha un numero diretto, me l'ha chiesto quando ero presidente dell'ANCI, del Consiglio Nazionale dell'ANCI, molto in alto, per chiedermi naturalmente di poter telefonare e ordinare una giornata particolarmente bella come quella di oggi, con un tempo veramente straordinario. Marco, io ti faccio questa domanda: il tema di questo nostro seminario è paura o coraggio, la società aperta risponde ai suoi nemici. Nel governo di una città, tu avverti anche nel governo della città questa presenza di coloro i quali animano sentimenti o sono animati come la paura e il rancore? Pensi che la linea guida del coraggio, Pescara è una città come la mia, come la città di mare,
una città aperta per temperamento, per carattere, no? Per storia. Pensi che il simbolo che abbiamo scelto per il nostro seminario è un ponte, è il ponte di Pescara. Ecco, ti vorrei chiedere, avverti le tematiche e qual è la tua ricetta libera per affrontare tematiche come queste? Prego. Grazie Enzo, grazie a Loris che tanto si è speso, grazie a Liberal PD per questi due giorni che, guarda caso, ho avuto il privilegio di aprire e sostanzialmente quasi di chiudere, perché immagino che sarà Enzo a tirare le file del ragionamento. L'ho accennato anche ieri, lo dico velocemente anche oggi, e cioè noi con la crisi dell'industria abbiamo bisogno almeno dell'industria del pensiero. Allora, oggi siamo stati qui non a parlare di candidature di Tizio, di Caio, di Sempronio, ma di questioni concrete, reali, che riguardano noi, che riguardano la vita delle persone, che riguardano anche quello che deve fare oggi un partito politico. E sono rimasto molto, molto stimolato dal titolo che è stato scelto per questo confronto a Pescara, cioè paura o coraggio, questo binomio. E ne sono rimasto molto convinto, perché in tanti miei interventi pubblici, perché ne sono convinto, ho posto la questione della paura come questione oggi centrale del dibattito pubblico. La paura è tipica del nostro tempo. Noi viviamo in un tempo di esagerazioni assolute, si va sempre a parlare alla pancia delle persone e quasi sempre c'è mancanza di buonsenso. Allora la domanda è: perché si alimenta la paura? Si alimenta la paura naturalmente per tornaconto personale, perché si è insensibili al problema di creare un diffuso e generale allarmismo, ma si pensa che in questo modo si, diciamo, qui c'è un'espressione che mi fa troppo ridere, la dico per gli ospiti che ci sono, l'itiligut, domanda che ricorre in occasione delle elezioni, cioè hai consenso elettorale? E allora la paura è un veicolo, è un mezzo per acquisire questo consenso elettorale, che però oggi, che oggi tira molto e che io sono convinto essere un consenso avvelenato. Qualche piccola esperienza, dice il vecchio Leone Tolstoi a proposito di Russia, cioè, io amo Woody Allen, vabbè, ma mi freno dalle citazioni, anzi non si dico. Oggi ho fatto diciamo, in modo che ci fosse una bella giornata, ma seppure fosse stata una brutta giornata avremmo potuto evocare il grande Woody dicendo che adoriamo la pioggia perché sciacqua le memorie dal marciapiede della vita, chiusa parentesi, ma mi sono sentito provocato. E qui io lo vedo ogni giorno il partito della paura in azione, cioè che partendo da cose banali, c'è cioè un tipo che a me, visto che poi in consiglio comunale come a scuola, cioè io sono naturalmente portato per così lo sguardo benevolo nei confronti dell'umanità e mi piace la dinamica scolastica, c'è un consigliere di opposizione naturalmente leghista della prima ora che si diverte a fare, lo ha fatto e agli atti, dei video in un giardino con dei serpenti di gomma, perfetti finti, capito? Quelle cose di carnevale, capito? Ah, vergogna, vergogna, eccetera. Questo stesso, diciamo, senza pubblicità, però è chiara la matrice. Mi ricordo, fa un ponte, è crollato un ponte. Io ci sono andato, ho fatto un video, ci ho pure saltato sopra, e vi assicuro che il sindaco supera i 100 kg, quindi è una cosa pericolosissima. E quindi funziona costantemente. Però io penso che sia un giochetto molto pericoloso, perché qui, proprio perché ritengo che la questione centrale sia quella della paura, della sicurezza, eccetera, io vedo, e penso che lo vediamo tutti, no? Che si fanno politiche criminogene, cioè si dice viviamo a Gomorra, viviamo un po' pericoloso, non uscite di casa, vi stanno i barbari, eccetera, eccetera. Dice Marco Minniti, oggi, che io apprezzo perché il ministro degli interni conosce la materia, alla gente spaventata, incerta sul suo futuro, non puoi raccontare le statistiche, no? Non puoi dire guarda che i reati sono in calo, eccetera. Allora fra me e me ho pensato, allora sono destinato alla paffa, cioè nel senso che io non conosco altro ragionamento, altra lingua che quella della ragione, e oggi devo chiaramente inventare nuove formule comunicative. Perché, cioè questo è agli atti, gli omicidi, le rapine sono diminuite, cioè da 10 anni ad oggi, 10 anni fa a oggi ce ne sono molte, molte meno, anche in una città come Pescara, diciamo. Qui c'è stato una cosa molto brutta, un ragazzo è stato ammazzato, si chiama Alessandro Neri, ha avuto
però sono, diciamo, non credo che il catalogo degli omicidi sia in crescita. Poi la stessa fattispecie criminosa dell'avvocato Alessandrini che parte, se viene ripetuta una volta, 10 volte, rimbalzata in 100 tweet con la bestia o senza bestia, per usare quello che stavo detto, allora genera questa sensazione per cui siamo tutti terrorizzati, perché appunto si ritiene che chissà in quale, diciamo, in quale epoca viviamo. Allora, mi piacciono le parole, ma qui non siamo a tirare il vocabolario, però questo stato dell'arte mi induce ad alcune coppie tematiche su cui lavorare, e cioè se ho, e parto da un dato che non mi ricordo chi ha citato e mi ha molto colpito, immodestamente lo cito spesso anch'io, cioè la questione dell'analfabetismo di ritorno. Cioè, perché poi alla fine, perché si parla alla pancia delle persone? Perché un italiano su due non capisce quello che dici, sostanzialmente. Cioè, e allora, cioè, meno dei 140 caratteri del tweet, l'Italia degli italiani, che ne frego, a noi, eccetera, eccetera. Invocare la lezione della storia è una questione complicata, perché, ragazzi, per chi la vuole sentire la storia? No, noi andiamo incontro, prossime elezioni europee. Io penso sia un passaggio molto importante. Io sono, cioè, come dire, non mi sfiora neanche per l'anticamera del cervello l'idea che noi possiamo rinunciare all'Europa, dovremmo cambiare, migliorare, ma è impensabile ritenere questo. È proprio per la lezione della storia, perché che si pensi che noi viviamo in un'era di paura, di terrore, dei barbari che sono alle porte, noi non abbiamo mai vissuto un'era di pace più lunga di quella che c'è dal 45 ad oggi. Cioè l'Europa non ha mai attraversato 70 anni senza che ci fossero guerre, e questo sarà pure merito dell'Unione Europea o no? Però ce lo dimentichiamo, perché conta solo il contingente, conta l'oggi, conta l'immediato, conta il presentismo. Non è facile avere il tempo per coltivare pensieri lunghi. Io penso che, cioè, non è che ci siano molte vie, se non quella di fare uno sforzo, che oggi è un po' controvento, ma la politica sono sicuro che è questo di lei, e comunque si può andare anche di bollina in barca. Dov'è la consigliera di Giampiero? All'urlo dobbiamo provare a opporre il ragionamento, cercando magari di essere sintetici, senza fare programmi di 200 pagine, eccetera, eccetera. Alla paura dobbiamo cercare di infondere la speranza, e poi voglio dire una cosa specifica su questo e chiudo. A questa arroganza superbia, sfacciataggine, opponiamo la mitezza, e ve lo dice uno che nel suo discorso di insediamento del palazzo qui a fianco da sindaco ha immodestamente citato proprio l'elogio della mitezza di Bobbio. Paura e speranza. Io, una cosa mi colpisce, insomma, c'è una battuta qui a Pescara per cui anche se ti lasci con la fidanzata è colpa del sindaco. Cioè, esiste il diritto alla lagna, esiste sicuramente il diritto alla lagna. Perché se hai un figlio che magari fa un seminazista e va in curva a fare il casino, è colpa della scuola che non l'ha educato bene, Vanna Marchi gli ha promesso lavoro eterno con la frittura di rospo, che so io, e perché non è stata arrestata prima? Ma voi lo sapete che a Vallo della Lucania c'è un tale che ha fatto causa allo Stato per il gratte vinci, e l'ha pure vinta la causa, perché non gli avevano detto che gratti sempre ma non vinci mai. E c'è questa, no? E no, perché guardate, se mai dovessi scrivere le mie memorie, Enzo Bianco, cioè, facciamo fare la prefazione, diciamo, cioè casa e lavoro ti vengono a chiedere come prima cosa. Se il sindaco è chiaro, ma dobbiamo dare prosperità e benessere, lo Stato in qualche modo, per il tramite dei suoi rappresentanti, a cominciare da quelli che sono più visibili, cioè i sindaci, deve dare risposte a tutto. Eppure abbiamo sfiducia crescente nello Stato, nelle istituzioni, nella politica, cioè le rilevazioni statistiche sul punto sono chiarissime. E mi fa ridere una cosa, che tutti biasimano la politica, boh, che schifo, Ogni volta che ci sono le elezioni un meraviglioso fiorire di liste, di candidati, sembra di stare al concorso alle poste. Cioè per un posto ci sono 20 candidati, perché c'è l'idea, ovviamente malsana, errata, sbagliata, deviata, deformata, che tu svolti se entri qua dentro. Qua dentro sarebbero dentro i palazzi del potere, diciamo così, ignorando che
citando Papa Francesco, io sono convinto che la politica sia la più alta forma di carità, di un mestiere molto molto impegnativo. Io lo chiedo più perché l'europeo Alessandrini lo fa a cominciare dai tempi. Ringrazio degli interventi, la ragionevole durata non solo dei processi ma anche degli interventi nei convegni. Grazie davvero a Libera TV, è stata una due giorni bellissima, e allora mettiamoci in cammino, lo facciamo insieme, Pescara, Città dei Ponti. Non mi era sfuggito il fatto che è stata scelta quell'immagine, questa e anche quella, bellissima. Pescara, Sette Ponti, il giorno più bello della mia esperienza da sindaco è stato del giugno dello scorso anno, perché ho avuto il privilegio di inaugurare il Ponte Flaiano, che è una cosa meravigliosa, un prodigio dell'ingegno e del talento dell'uomo. Il Ponte del Mare è un simbolo, è un'icona, cioè rende attuale il sogno di D'Annunzio di unire le due sponde del fiume da nuovi punti di vista, e diciamo la cartolina di Pescara. Ma i ponti sono anche un'icona, un simbolo, un messaggio, e noi quello vogliamo fare. In un'era in cui crescono sempre più i muri, i ponti sono un buon modo per mettere in connessione le persone. Grazie e buona domenica a tutti. A me il compito allora di fondere in un unico breve intervento da rispettare i tempi che abbiamo dato, in cui formulerò i ringraziamenti d'obbligo per chiudere, dirò un brevissimo concetto sulle città e naturalmente tiriamo il senso di questi due giorni di riflessione, di straordinario livello che ho avuto il piacere di vivere. Prima di tutto vi vorrei ringraziare di cuore perché c'è stata una partecipazione da parte vostra, parlo naturalmente del pubblico molto attenta, che è servita a creare un clima, tenuto conto che le cose di cui abbiamo discusso non sono sempre cose facili o immediate, sono tutte cose che portano a un denominatore comune, portano molto a riflettere. Noi abbiamo, di tutti gli argomenti di cui abbiamo parlato e con tutti i relatori, avuto la straordinaria sensazione, questo lo racconta, che dopo questa giornata e mezza di riflessione ci sentiamo un po' arricchiti, stimolati da non aver sentito né slogan né cose banali, ma da parte di tutti coloro i quali sono intervenuti elementi di riflessione straordinariamente importanti. Consentitemi di ringraziare questa splendida squadra che ha lavorato alla realizzazione di questo seminario, oltre naturalmente ai vertici nazionali dei Liberal PD, insieme con Davide vogliamo ringraziare di cuore la squadra abruzzese, pescarese, quasi tutta composta di donne, per dare il giusto riconoscimento all'Unione. In particolare a Paola Marcheggiani, assessore al Comune di Pescara, presidente regionale dei Liberal PD, a Maria Ida Antonio, consigliere comunale di Pescara, a Maria Coletti, presidente dei Liberal PD di Pescara, a Antonella Alessia Nicola, responsabile università dei Liberal PD, la giornalista Angela Curatolo, presidente di Liberal di Monte Silvano, che ha curato anche l'area della stampa. Un ringraziamento per il consigliere regionale Alberto Balducci, che ci ha supportato in questi mesi, ma consentitemi di dire un ringraziamento particolarissimo, lui non lo vuole, a Loris Di Giovanni, che senso intellettuale, ma fisicamente proprio, con passione, con entusiasmo. Credo che abbiamo realizzato uno dei più bei seminari di questi 10 anni di storia, per la qualità delle riflessioni che abbiamo portato avanti. Resteranno scolpite nella nostra memoria i ragionamenti che abbiamo sentito in ognuno dei campi che abbiamo toccato in questi 2 giorni di riflessione. La città. Io credo che ci giochiamo una partita ancora nei prossimi anni decisiva, nella nostra capacità di essere presenti nella vita del paese, nel luogo in cui più che in ogni altro si matura il rapporto tra il cittadino e le istituzioni. Guardate, io mi sono sempre mosso nella mia ormai
lunghissima esperienza amministrativa. Pensate che io sono stato sindaco di Catania dal momento quasi della fondazione della città, nell'ottavo secolo a.C., quando i greci calcidesi arrivarono a Catania, uno dei primissimi sindaci fui naturalmente io. E ogni tanto ritorno con varie responsabilità nel governo della città. Posso dire, Marco, che io la sensazione che ho è che ho sempre avuto è che la città in realtà è un organismo. Non so se il sociologo mi perdonerà questa espressione, ma il mio approccio nei confronti della città è questo: è un organismo vivente. La città è un po' una persona. La città nasce, cresce, si ammala qualche volta, guarisce, invecchia, muore. La città ha un'anima, ha un carattere. Naturalmente governare questo organismo vivente non è facile. E io che l'ho fatto, come dicevo, in diverse epoche storiche, posso dire che in questa fase della vita delle istituzioni e della comunità è diventato particolarmente difficile. È diventato particolarmente difficile perché vi è una sproporzione insopportabile tra la responsabilità che i cittadini ci affidano con l'elezione diretta e l'autonomia di cui un amministratore locale, un sindaco, può godere nell'esercizio delle sue funzioni. Guardate, la democrazia nel lungo periodo si regge se c'è un equilibrio tra la responsabilità che ti è affidata e l'autonomia di cui tu godi. Se te ti danno una grande responsabilità e non puoi decidere perché non hai le risorse, per esempio, o per mille altre ragioni, non puoi decidere neanche quanto zucchero mettere la mattina nel caffè quando ti svegli e prendi uno shock di energia, evidentemente nel lungo periodo questo è un fattore terrificante. E dall'altra parte ci troviamo nella condizione oggi, per un insieme di circostanze, mi riferisco anche a chi segue i fatti, che è francamente drammatica. Siamo nel momento, nella condizione in cui siamo alla ricerca affannosa, ulteriormente precipitata in questi anni. Ogni volta che succede una qualunque cosa che abbia una caratteristica negativa, di avere immediatamente il responsabile, immediatamente, in tempo reale. Questo mondo della ricerca della responsabilità si trasferisce immediatamente nella ricerca della responsabilità penale. Qualunque cosa capita, il primo problema è chi è iscritto nel registro degli indagati. E nel momento in cui qualcuno è iscritto nel registro degli indagati, è un sindaco che amministra una città, non può non essere iscritto nel registro degli indagati per una qualunque cosa. Naturalmente a quel punto quello appare immediatamente come una condanna definitiva senza appello. Poi il fatto che poche ore dopo tu sei completamente prosciolto da un'indagine, o sei assolto, non ha nessuna importanza. Intanto tu sei finito nel telegiornale delle 8 di sera dicendo: il sindaco di Catania, il sindaco di Milano, il sindaco è indagato, con tanto di fotografie. E poi quando due giorni dopo sei prosciolto, come dicevo, quattro righe, quattordicesima pagina che non passano sulla cosa di nessuno. Tutto questo ha determinato una condizione nel rapporto anche tra il cittadino e il suo amministratore che è particolarmente complicato, e che naturalmente ti fa dire che se due fidanzati si lasciano, la colpa è del sindaco. Io non potrò mai dimenticare, Francesco probabilmente lo ricorda, io fui forse uno dei primissimi sindaci o il primo sindaco d'Italia durante una delle epoche storiche precedenti, ovviamente ancora non eletto dal consiglio, direttamente ma dal consiglio comunale, ad andare tutte le settimane in televisione, in una televisione locale che si chiamava Antenna Sicilia. E all'ora di pranzo i cittadini, mentre mangiavano, vedevano la televisione e c'era il loro sindaco che rispondeva in diretta alle telefonate. Un giorno ricevo una telefonata di un cittadino, dice: sindaco, in televisione, in diretta, diceva: sai, io devo intervenire assolutamente, che devo fare? Che succede? Cioè, io non riesco a dormire. In che senso non riesco a dormire? Io ho una persona che tiene la televisione a volume altissimo. Ah, dico, vabbè. Scusi, ma a che ora? Di notte?
Dice, no, no, di giorno. Scusi, ma lei dorme di giorno? Dice, sì, io faccio il tassista di notte e dormo di giorno, però c'è la televisione accesa e io non riesco a dormire. Di chi è la responsabilità? Ovviamente del sindaco, naturalmente deve in qualche modo intervenire. Allora, questa sproporzione è un tema vero e reale. Io credo che dobbiamo metterci nella condizione oggi di riprendere il filo di questo ragionamento, e io credo che paura o coraggio lo dobbiamo declinare proprio nella nostra idea anche nel governo delle città. Questo significa una cosa semplicemente, che un sindaco deve comunque andare per la sua strada, deve seguire la sua rotta, la sua visione della città, interloquire con i cittadini, ma che sia premiato dal consenso elettorale, come molte volte mi è capitato, o che sia punito dal consenso elettorale, come qualche volta mi è capitato, tu devi comunque servire quella che è un'idea di città e non essere un venditore ambulante che naturalmente fa un altro tipo di riflessione. Allora anche qui si coniuga l'espressione paura o coraggio. Uno, tu devi tener conto delle paure dei tuoi cittadini, perché questo è assolutamente indispensabile, e io dico con altrettanta schiettezza, qualche volta le forze tradizionali della sinistra hanno sottovalutato la domanda di sicurezza, che è una delle componenti essenziali, non ce lo dimentichiamo. La nostra è una società che sta invecchiando. L'età media della popolazione italiana negli ultimi 30 anni, 40 anni è cambiata drasticamente. Io lo dico molte volte, ricordo perfettamente quando mio padre nel 1964 andò in pensione ed aveva 56 anni ed era considerato nel 1964 un vecchio. Se voi oggi dite a una persona di 56 anni che è un vecchio, vi lascia correre la scarpa addosso, perché naturalmente siamo in una condizione completamente diversa. Ma il mutare dell'età media della popolazione, che si veda o no, cambia comunque l'approccio nei confronti del futuro e dell'approccio nei confronti della qualità della vita. Una società che invecchia è una società in cui si alza la domanda di sicurezza. E noi, che rappresentiamo nel PD quest'area liberal, credo che dovremmo farci pienamente carico di dare anche su queste risposte coraggiose. Perché dire francamente che i messaggi che qualche volta facciamo passare sembrano sottovalutare questa domanda di sicurezza ci impone di dire che il PD deve, e la sinistra italiana deve, correggere il suo approccio, difendere in un modo assolutamente pienamente democratico la domanda di difendere il bisogno di sicurezza dei cari cittadini, e liberal anch'esso, forse è più liberal di molte altre cose. Lo dico anche proprio in modo esplicito. Vedete, un partito come quello democratico, che tendenzialmente è vicino soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, ma la domanda di sicurezza è molto più forte nelle fasce deboli della popolazione, perché chi è ricco in qualche misura riesce a garantirsi anche in modo privatistico degli strumenti di sicurezza, e quindi è un nostro dovere quello di essere attenti a queste tematiche. Io penso che abbiamo offerto in questi due giorni un'occasione di approfondimento serio, innanzitutto al Partito Democratico, innanzitutto alle aree politiche e culturali che ci seguono e a cui siamo vicini, ma credo che abbiamo offerto un esempio di come si possa fare politica nel nostro Paese con serietà, con approfondimento, con la ricerca di soluzioni per ognuna delle tematiche che abbiamo impostato. E le sollecitazioni sarebbero tantissime, naturalmente io mi fermo qui, perché avevamo detto che saremmo stati puntuali e che prima delle 13 avremmo completato. Vi ringrazio di cuore, è stata un'esperienza veramente straordinariamente interessante che ripeteremo, e auguri all'Abruzzo anche per il suo prossimo anno di esperienza.